Al Ciocco la stagione della mountain bike, che in ottobre proseguirà con due grandi appuntamenti internazionali, ha preso il via alla grande con tanti eventi in programma nello scorso fine settimana. L'ultima delle grandi competizioni in programma è stata domenica, la quinta e ultima tappa della Coppa Italia Giovanile, ma in precedenza ad aprire la kermesse è stato il campionato italiano Team Relais, che ha visto sfidarsi oltre 60 ragazzi delle categorie esordienti allievi. Primo posto per il Comitato Alto Adige, seconda piazza per la rappresentativa Lombardia A e terzo posto per Veneto A. Le competizioni sono proseguite con la quinta prova del Challenge Ducato di Lucca, trofeo Ciocco Bike, da segnalare nella categoria Elite Master la vittoria del locale Lorenzo Guidi. Nella serata di sabato, seconda edizione della Pump Battle, che quest'anno ha cambiato format, trasformandosi in un evento di inseguimento all'interno della Pump Track al coperto più grande d'Italia. A trionfare nella categoria femminile Giulia Rinaldoni, mentre tra i ragazzi vittoria di Andrea Colombo. Domenica 15 poi le finali di Coppa Italia Giovanile, che hanno visto trionfare la Lombardia, seguita dal Piemonte e dalla Valle d'Aosta. In gara le categorie giovanissime, esordienti allievi, sia maschile che femminile. Da 2 giorni mountain bike ha visto anche la presenza del CT della nazionale mountain bike Mirko Celestino. Sono contento di essere qui, ringrazio tutto il Ciocco perché si stanno impegnando veramente tanto per il settore fuoristrada. Qua sopra abbiamo tutto quello che si ci può aspettare dalla mountain bike e quindi bene, andiamo avanti su questa direzione e sicuramente raccoglieranno dei buoni frutti, dei buoni frutti. Il CT della nazionale sottolinea anche la validità della gara di Coppa Italia Mountain Bike in vista di un futuro appuntamento di grande livello. Siamo qui al Ciocco dove poi nel 2020 ci saranno i campionati italiani cross country, quindi sicuramente è una prova molto importante, almeno i ragazzi sapranno cosa gli aspetterà il prossimo anno.